2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand Sal de Riso, Costa d'Amalfi, e siamo in compagnia del neonominato campione del mondo del panettone, Sal de Riso. Il maestro Sal de Riso è qui con noi. Sal, bentornato. Grazie, grazie, buongiorno a tutti e grazie per essere passati. È stata una grandissima emozione, e diciamo un fulmine a ciel sereno, perché tu stesso non te lo aspettavi. Beh, un campionato del mondo è sempre molto difficile, il confronto con grandi colleghi, non solo italiani ma di tutto il mondo, insomma, ti porta a una grandissima preparazione. Infatti noi siamo partiti un anno fa per le selezioni, quindi prima regionali, poi nazionali. Poi c'è stata la semifinale a Parma insieme ai panettoni che sono arrivati da altre parti del mondo, fino a domenica scorsa, dove qui hanno fatto un'attenta degustazione composta da 3 giurie, una tecnica, una critica dei giornalisti e una popolare, dove c'è stata una votazione straordinaria per la trasparenza di come è stata fatta. Quindi veramente questo mi ha reso molto felice e orgoglioso di aver vinto, e soprattutto in un momento così, no? Dopo questo stop che c'è stato della pandemia, questa ripartenza che è in atto in questo momento, quindi una grandissima soddisfazione per me, per il mio staff e per tutti i miei clienti, naturalmente. I premi giunti alla Campania sono stati però ben 3. Beh, devo dire che la Campania ha stravinto, perché non solo io chiaramente sono stato dichiarato campione del mondo, ma anche altri 2 colleghi campani sono stati premiati dal premio, appunto, della giuria popolare e giuria della critica, Aniello Di Caprio di Caserta e Mascolo di Napoli, sono altri 2 colleghi campani che hanno portato a casa comunque i loro premi, e insieme abbiamo portato veramente il massimo dei voti del mondo in Campania. Sal, in questi ultimi 18 mesi, ovvero da quando è iniziata questa pandemia, l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono successe tante cose. L'Horeca ha subito tantissime difficoltà, ci sono stati dei fermi, quindi è stato veramente un periodo particolarmente sacrificato anche per la pasticceria, per via del fatto che, appunto, talvolta si poteva vendere esclusivamente per asporto e quindi di conseguenza i volumi si sono ridotti, ma questa fiera dimostra che sta tutto iniziando nuovamente. Assolutamente sì, devo dire che già da giugno-luglio si percepiva la grande ripresa, c'è stata un'estate di lavoro molto intensa, di questo ne siamo tutti contenti. La ristorazione, la pasticceria sta crescendo da giorno in giorno, e anche per Natale ci si aspetta un grandissimo lavoro, quindi veramente siamo soddisfatti. Questa fiera, anche dalla presenza delle persone che ci sono, chiaramente ci fa ben sperare. Cosa dobbiamo aspettarci ora per Natale da parte di Sal de Riso? Qual è il tuo panettone novità? Riesci a svelarci una primizia? Ma sicuramente io ho tantissimi panettoni in produzione di diversi gusti. Il classico milanese, quello che ha vinto, chiaramente per me rimane sempre il numero uno, ma le 2 novità di quest'anno 2021 saranno il panettone ai 3 cioccolati e il panettone cioccoloso all'albicocca del Vesuvio, dove avremo un impasto al cioccolato fondente con tanti pezzi di albicocca. Quindi viva il panettone italiano, perché ieri, dopo questa kermesse mondiale, non ha vinto solo Sal de Riso, ha vinto Lievito Madre, ha vinto il panettone italiano. Questo è sicuro un grandissimo messaggio che porteremo avanti, perché dobbiamo innanzitutto ancora di più produrre panettoni artigianali fatto con lievito madre vivo,
rinfrescato 3 volte al giorno, e dobbiamo insegnare ai ragazzi, a quelli che stanno crescendo in questo settore, a portare avanti il lievito madre che tutto il mondo ci invidia. E allora grazie a Sal di Riso per aver mostrato il premio, eccolo qui, quale campione del mondo di panettone, conseguito ieri dopo una lunga selezione e valutazione delle giurie, grazie ai tuoi panettoni che ci fanno sognare. Grazie a voi, grazie, appunto, ringrazio a chi ha organizzato il mondiale, ai giurati, ai giornalisti, alle televisioni che sono sempre presenti, perché solo grazie a voi noi artigiani riusciamo ad essere conosciuti. E non dimentichiamo naturalmente i limoni di Costiera d'Amalfi, che non mancano mai.